Benvenuti su un podcast in pretura. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Oggi proseguiamo il processo a carico di Matteo Salvini per i fatti della ONG Open Arms. Affronterò un solo tema, il tema della giurisdizione dello Stato di bandiera. La difesa dei confini, non solo quelli fisici, territoriali della nazione, ma anche quelli del diritto, perché che sono altrettanto, come sarà chiarito, tangibili e reali, alla luce anche della requisitoria dei pubblici ministeri che ho ascoltato con molto interesse, pare essere appunto questo il titolo di questo processo, la difesa dei confini. Ritengo però che sui confini tracciati dalla normativa internazionale sia necessario fare chiarezza focalizzando l'attenzione su quelli che sono i trattati esistenti e la normativa vigente. Il quadro normativo è stato tracciato dalla pubblica accusa e su questo intendo focalizzare l'attenzione nel dettaglio, perché i trattati di riferimento sono le convenzioni UNCLOS-SAR e la convenzione SOLAS. In particolare, ne ha parlato l'avvocato Bongiorno, sono state poi elaborate delle linee guida nel 2004 per il trattamento delle persone salvate in mare, che costituiscono degli emendamenti tanto alla convenzione SAR quanto alla convenzione SOLAS al fine di renderle più efficaci e adattarle anche ai fenomeni che rispetto al 1976 via via si stavano verificando. E dunque sono proprio quelle linee guida, la risoluzione MSC 167 del maggio 2004, nello specifico al paragrafo 6.7, che prevedono quando uno Stato debba assumere il coordinamento delle operazioni di salvataggio. E ci sono due criteri. Il criterio dello Stato della zona SAR, entro cui l'evento si verifica, oppure il criterio dello Stato di primo contatto, allorquando si chiama ad intervenire non lo Stato della zona SAR, ove interviene l'evento, ma lo Stato che per prima è stato contattato e assume il coordinamento dell'evento. Lo Stato di primo contatto, prevedono quelle stesse linee guida, resta comunque responsabile soltanto finché non trasferisce poi la responsabilità del coordinamento allo Stato competente per territorio, cioè lo Stato che della zona SAR entro cui l'evento si è verificato. E quindi è una responsabilità primaria quella dello Stato della zona SAR entro cui si è verificato l'evento, e questo ce lo chiarisce poi il paragrafo 2.5 delle stesse linee guida. La responsabilità di fornire un luogo sicuro o di garantire che venga fornito un luogo sicuro ricade sul governo responsabile della regione SAR in cui i sopravvissuti sono stati recuperati. E quindi questo è il quadro normativo. C'è una responsabilità primaria, Stato della zona SAR entro cui si è realizzato l'evento, oppure lo Stato che assume il coordinamento perché è stato contattato finché non trasferisca egli stesso, quindi si fa carico dell'onere del coordinamento finché non trasferisca poi allo Stato della zona SAR competente gli oneri del coordinamento. Questi sono i limiti entro cui sorgono gli obblighi e entro cui si sostanzia la responsabilità dello Stato di coordinamento e anche infine di fornire un luogo sicuro. Quelle linee guida però, per quanto poi nel 2004 abbiano comunque subito degli aggiornamenti, non si occupano del caso specifico, non comprendono il caso specifico in cui una nave privata, quale quella dell'ONG, effettui di propria iniziativa senza alcun coordinamento il salvataggio. E allora in quel caso chi è lo Stato responsabile? Certamente rimane la competenza primaria dello Stato territorialmente competente, quindi del governo dell'area SAR entro cui l'evento si verifica. Ma vi è, se quello Stato non risponde, come può accadere, qual è lo Stato di primo contatto? Può il soggetto privato scegliere autonomamente di contattare uno Stato sulla base della propria valutazione, un qualsiasi Stato, oppure vi è un legame, diciamo, ontologico preesistente che individua lo Stato di primo contatto? E in quel caso intervengono le norme generali, che sono le norme della Convenzione UNCLOS, articolo 92, 94, 98, che stabiliscono che la giurisdizione è dello Stato di bandiera. Quindi in quel caso
lo stato di primo contatto è lo stato di bandiera, in virtù di una relazione appunto preesistente e ontologica. Non può il soggetto privato scegliere autonomamente a quale stato rivolgersi senza considerare gli oneri, gli obblighi del proprio stato di bandiera. I trattati, evidentemente, contengono solo obblighi per gli stati. Da questo punto di vista, non si può consentire a un soggetto privato di addossare ad libitum quegli obblighi a uno stato senza pensare di poter limitare così la sua sovranità. È evidente dunque che devono essere le norme di diritto esistenti a risolvere queste eventuali vuoti di tutela anche delle linee guida e dei trattati. Allora, l'ufficio di procura ha fatto l'esempio: beh, ma se lo Stato batte bandiera panamense e lo Stato della regione SAR non risponde, allora in quel caso si è privi di tutela. In realtà no, perché tanto le convenzioni esistenti, nello specifico anche la convenzione UNCLOS, non significa che solo perché lo Stato panamense batte quella bandiera debba essere e quindi da considerarsi Stato di primo contatto sia lo Stato di primo contatto ad avere l'obbligo di indicare presso le proprie coste un luogo sicuro. Non è richiesto questo, ma certamente è richiesto il coordinamento. Assume il coordinamento lo Stato sulla base dei propri canali diplomatici. È lo Stato che verifica se contattare lo Stato della regione SAR entro cui è avvenuto l'evento per trasferirgli la competenza, oppure uno Stato limitrofo, ma certamente non è rimessa al soggetto privato la possibilità di decidere quale Stato debba assumere il coordinamento dell'evento, tanto più quale Stato debba individuare il luogo sicuro. Parlando della nozione di luogo sicuro, lo ha anticipato anche l'avvocato Bongiorno, faccio solo un flash. Vorrei chiarire che nella normativa internazionale esistente non vi è alcun riferimento che possa collegare il luogo sicuro ad un criterio di vicinanza fisica. Il luogo sicuro non è il luogo più vicino, non sta scritto da nessuna parte che il luogo sicuro debba essere quello più vicino rispetto al quale l'evento si è realizzato. Vi è un paragrafo dell'articolo 3.1.9 della Convenzione SAR che fa riferimento alla circostanza per cui la nave soccorritrice intervenuta occasionalmente nell'ambito di un evento SAR mentre svolgeva la propria attività istituzionale possa riprendere il prima possibile la propria navigazione ordinaria e dunque possa realizzare questo evento SAR apportando una minima deviazione alla propria rotta. Quindi c'è questo riferimento, ma questo riferimento non implica ad ogni modo una vicinanza del place of safety al luogo più vicino rispetto al quale si è realizzato l'evento, perché questa disposizione attiene evidentemente a navi, ad imbarcazioni che svolgono la propria attività istituzionale quale navi mercantili, navi da crociera, petroliere, quindi hanno già una rotta prestabilita. Non si applica evidentemente alle ONG che rotta prestabilita non hanno. In conclusione, la nave privata che intervenga in autonomia deve considerare come stato di primo contatto lo stato di bandiera. Contattare certamente e far sì che lo Stato presso cui si è realizzato l'evento assume il coordinamento, ma in tal caso, nel caso di mancata risposta, oppure nel caso in cui ritenga che non ci siano le condizioni adatte per poter far assumere il coordinamento, ad esempio alla Libia, perché ritiene che la Libia non possa designare un luogo sicuro, avrebbe dovuto certamente contattare lo Stato di bandiera e dallo Stato di bandiera attendere istruzioni. Si tratta di un'interpretazione che è perfettamente al dato normativo, al dato letterale delle disposizioni delle convenzioni internazionali che ho poc'anzi richiamato e che costituisce già giurisprudenza nell'ambito del nostro ordinamento, perché al di là del caso Gregoretti, sentenza GUP di Catania che è agli atti avete anche altri provvedimenti che nello specifico si occupano di casi che io definisco speculari rispetto a quello che ci occupa, perché riguardano proprio salvataggi di ONG. Nel caso della Gregoretti evidentemente non era una ONG. Tribunale di Roma, Collegio per i Reati Ministeriali, il caso era il caso della nave Alan Kurdi, anche in quel caso era stato iscritto un procedimento a carico dell'allora ministro
Matteo Salvini. Alan Kurdi, aprile 2019, ONG battente bandiera straniera, e in questo caso è chiarissimo il Tribunale dei Ministri presso il Tribunale di Roma, nella parte in cui si legge, lo avete agli atti, è stata la nota produzione documentale della difesa all'udienza del 23 ottobre 2021, il documento numero 1 della nostra nota di produzione, seguendo alla lettera il dettato della convenzione, scrive il Tribunale di Roma, lo stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio. E quindi lo stato di primo contatto è lo stato di bandiera, ma ce lo dice anche un'altra pronuncia, anche questa speculare, anche questa riguardava il salvataggio di una ONG in zona SAR libica, quindi esattamente le stesse circostanze verificatisi nel caso che ci occupa. Tribunale di Catania, dicevo, sezione reati ministeriali, in quel caso era la Sea-Watch 3, gennaio 2019, anche lì procedimento a carico dell'allora ministro dell'Interno, e anche qui il Tribunale di Catania nel decreto di archiviazione è chiarissimo. Secondo la normativa internazionale era l'Olanda, la Sea-Watch batte bandiera olandese, che doveva individuare in alternativa alla Libia quale stato competente per le acque SAR il POS quale stato di primo contatto. E quindi è evidente che anche secondo la giurisprudenza che si è occupata di casi assolutamente identici non esiste la giurisdizione dello Stato italiano per casi del genere, per eventi intervenuti in acque SAR libiche piuttosto che maltesi da parte di ONG che senza coordinamento intervengono, scelgono di non rivolgersi o comunque non assume il coordinamento lo Stato della regione SAR competente entro cui è intervenuto l'evento, non esiste competenza da parte dell'Italia in virtù del fatto che il comandante della nave privata decida di sua sponte di rivolgersi alle autorità italiane. Non lo prevede la normativa internazionale. E se dal piano dogmatico occorre passare al piano probatorio, io evidentemente non ribadirò, perché non ce n'è bisogno, è stata chiarissima l'avvocato Buongiorno, però devo accennare ai tre eventi, ricordando le caratteristiche, diciamo, essenziali rispetto al tema che sto affrontando. I tre eventi sono avvenuti, i primi due in zona SAR libica, interventi avvenuti in autonomia da parte di Open Arms battente bandiera spagnola. Il terzo evento è avvenuto in acque SAR maltesi. Malta ha assunto il coordinamento, è stato rifiutato il coordinamento da parte della ONG Open Arms. Non indugio evidentemente sulle circostanze, sulle ragioni del rifiuto, sulle mail. Ne ha parlato lungamente l'avvocato Buongiorno. Quello che è certo è che però in tutti e tre i casi l'Italia non aveva alcuna competenza al riguardo, non ha mai assunto il coordinamento e di conseguenza, alla luce della normativa internazionale, non vi era giurisdizione da parte dello Stato italiano. Queste circostanze poi ce le chiarisce, attenzione, una piccola digressione. Il fatto che l'Italia non avesse alcuna competenza in materia dei tre eventi ce lo chiariscono anche le note del Ministero degli Esteri che vengono inoltrate all'ambasciata spagnola e sono anche queste agli atti il 2 agosto, subito dopo i primi due eventi, e poi anche il 9 agosto, poco prima del terzo evento, perché lo Stato italiano, nella figura del Ministero degli Esteri, scrive subito all'ambasciata spagnola e chiarisce: ho avuto notizia di questi eventi SAR realizzati da una ONG battente bandiera iberica. Tu Spagna devi assumere il coordinamento, tu Spagna devi fartene carico nel caso in cui il governo dell'area SAR non intervenga, perché io, Italia, non ho alcuna giurisdizione. E le note sono due, sono del 2 agosto e del 9 agosto 2019, è chiarissima poi quella del 9 agosto in cui ribadisce questo concetto: le autorità spagnole si prendano carico dell'individuazione di un porto sicuro di sbarco per le persone a bordo della Open Arms. La Spagna fino al 18 non risponde sostanzialmente. Però questo per chiarire che non è solo l'interpretazione soggettiva del Ministero dell'Interno in virtù di alcuni, diciamo così, atti che
esteriorizzavano la politica governativa in materia di immigrazione. Sono le normative internazionali a chiarire che l'Italia non aveva alcuna competenza, alcuna giurisdizione rispetto agli eventi SAR realizzati. Una digressione mi sia consentita, perché proprio in quei giorni, anzi il giorno prima dell'invio della seconda nota da parte del Ministero degli Esteri, il presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, facente funzione di procuratore sempre per il Tribunale per i minorenni di Palermo, scrivono congiuntamente una missiva indirizzata tanto all'allora Ministro dell'Interno quanto al Ministro della Difesa che al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ossia i tre ministri che avevano sottoscritto quel divieto d'ingresso, e invitano insomma i tre ministri a chiarire quali misure intendessero porre in essere a tutela dei minori che erano a bordo di Open Arms, perché evidentemente anche il Tribunale dei minori era stato notiziato di questi eventi SAR. Ora, nel corso della requisitoria, la risposta poi fornita, perché poi risponde evidentemente solo il Ministro dell'Interno al Tribunale dei minorenni, al Procuratore dei minorenni, è arrivata poi soltanto il giorno 14. Ora è chiaro che perché Salvini, il Ministro dell'Interno Salvini, avrebbe dovuto rispondere prima, l'8 agosto, il 9 agosto, quando era evidente, anche secondo l'interpretazione del Ministro degli Esteri, l'Italia non aveva alcuna giurisdizione. Mi spiace dirlo, ma quella missiva pretendeva una risposta inesigibile, impossibile da parte del Ministro dell'Interno Salvini sulla sorte dei minori, sulla nave, rispetto ad eventi in cui l'Italia non aveva alcuna competenza, alcuna giurisdizione. Tra l'altro poi il Ministro nella sua risposta la fornisce quando ancora la Open Arms, il giorno 14, ancora non era nelle acque nazionali, e fornisce la sua risposta ribadendo tra l'altro concetti giuridici che sono della specie di quelli che io adesso sto illustrando, ossia dice la giurisdizione non è dell'Italia, è della Spagna, non vedo perché io, o meglio, non vedo perché lo Stato che rappresento debba farsi carico di questa questione. Ora, tornando invece a quanto riferito rispetto appunto alla questione della giurisdizione, questa stessa interpretazione che è comune, voglio dire, no? La stessa interpretazione del Ministro dell'Interno e quella del Ministero degli Esteri, ce la fornisce anche il comandante Liardo nel corso del dibattimento, perché gli viene chiesto, ma scusi, sulla base della normativa applicabile, era competente l'Italia rispetto al primo evento? Risponde chiaramente no, rispetto al secondo evento no, rispetto al terzo evento no, è chiarissimo Liardo. Nel corso dell'udienza del 17 dicembre 2021, io invito insomma a rileggere quelle trascrizioni, non starò qui a rileggerle in maniera chiara per non appesantire ulteriormente il discorso, ad ogni modo voglio ribadire che il comandante Liardo, rispetto all'assenza alcuna di competenze di giurisdizione dell'Italia, risponde anche a precisa domanda del pubblico ministero allorquando viene fornito ancora una volta l'esempio del caso in cui lo Stato di bandiera possa essere uno Stato lontano rispetto all'evento, quale lo Stato panamense. Poco importa, può essere lo Stato più lontano possibile rispetto a dove si è realizzato l'evento. Quello Stato, se la nave che effettua l'evento batte la sua bandiera, non può disinteressarsene. E disinteressarsene non significa che debba per forza individuare lui stesso il posto presso le sue coste, ma il dovere di prendere lui contatti con gli Stati. Non può sonnecchiare e lasciare che sia il soggetto privato a scegliere dove poter indirizzare la rotta e a chi chiedere il POS. Ma di ciò ne è consapevole anche l'accusa. Ne è consapevole l'accusa di questa, diciamo, chiarezza anche della normativa internazionale che esclude in alcun modo la competenza per i tre eventi del tipo di quelli verificatesi da parte dell'Italia, tant'è che è costretta a ricorrere a delle fictio, a un'interpretazione estensiva della normativa internazionale, ma anche a una vera e propria creazione di un evento che noi nella nostra memoria abbiamo, nella memoria difensiva, è stato definito fantasma. Perché dico questo? Perché sui tre eventi
È chiaro, alla luce di quanto riferito, alla luce di quanto riferito scrimesso per iscritto dal Ministero degli Esteri, alla luce di quanto anche esposto al comandante Liardo, non vi è alcuna competenza, non vi è alcuna giurisdizione da parte dell'Italia. Allora l'accusa fa sorgere la responsabilità e la giurisdizione dell'Italia sulla base di due presupposti. Il decreto del TAR è un evento fantasma, un quarto evento. Allora, sul provvedimento del TAR farò soltanto alcuni accenni, perché l'avvocato Buongiorno ha chiarito: era un provvedimento cautelare, inaudito altera parte, non ha in alcun modo annullato gli effetti del divieto, se non nella misura in cui ha previsto un obbligo di assistenza, come effettivamente è stato fornito. La creazione di un quarto evento, perché l'accusa, riprendendo gli argomenti del Tribunale dei Ministri, poi in istruttoria non è stato tanto affrontato questo tema, probabilmente Liardo l'avrebbe stroncato sul nascere se gli fosse stato chiesto. Ad ogni modo fa riferimento alla sorgere di un quarto evento SAR, datandolo 14 agosto, allorché la nave Open Arms si avvicinava, anzi entrava, nelle acque nazionali, anche se c'è un errore che ha documentato chiaramente l'avvocato Buongiorno, perché l'ingresso nelle acque è il 15 agosto alle 1.30. Fatto sta che fa sorgere questo quarto evento, diciamo a cavallo tra 14 e 15 agosto, allorquando la nave ONG entrava in acque nazionali per ripararsi da condizioni meteo. Secondo la pubblica accusa, il peggioramento delle condizioni meteo è presupposto di un nuovo, diverso, autonomo, ulteriore evento SAR, quarto evento SAR. E sul quarto evento SAR dicono: per i primi tre potete anche aver ragione, non sussiste la giurisdizione italiana, ma per il quarto evento siete voi responsabili. E quindi attraverso questa creazione, perché mi sembra a tutti gli effetti una costruzione di un fatto non corrispondente a quelle che poi sono le normative, perché l'autorità preposta a individuare, classificare e qualificare gli eventi SAR è solo una, non è la Procura della Repubblica, non è il Tribunale dei Ministri, è IMRCC, è la Guardia Costiera, assegna anche dei numeri come si fa con i procedimenti penali, quindi non c'è il numero di RGNR per fare un paragone con i procedimenti penali, ma c'è un numero di evento. La Guardia Costiera, nel caso di specie, per i casi che ci occupa, ha individuato solo tre eventi SAR. Gli eventi SAR di cui ci stiamo occupando sono tre. Non ce n'è un quarto utilizzato ex novo per far sì che l'Italia si possa caricare anche della responsabilità dei tre eventi che evidentemente non possono essere di competenza italiana. Ma è una forzatura assoluta, non soltanto da un punto di vista, diciamo così, di competenza, perché appunto è la Guardia Costiera e MRCC a dover stabilire se classificare e qualificare un evento come SAR o meno, ma è una forzatura, a mio avviso, frutto anche di una lettura erronea dei fatti. Uno, perché di per sé il peggioramento delle condizioni meteomarine da solo non è sufficiente a far sì che un evento possa qualificarsi come TAR e come SAR. Due, perché il peggioramento delle condizioni meteomarine dal diario di bordo è avvenuto quando la nave si trovava in acque SAR maltesi. È avvenuto già la sera del 14 agosto. La nave appunto entra in acque SAR italiane il 15 agosto all'1.30 e quindi vi era già il peggioramento delle condizioni meteomarine. E ad ogni modo, se si vuole considerare il peggioramento delle condizioni meteomarine come evento SAR, occorre considerare che da subito l'Italia ha concesso il ridosso 2 ore dopo l'ingresso delle acque nazionali e ha fornito tutta l'assistenza possibile alla nave. Nave, anche qui ritengo che occorra sgombrare il campo da un equivoco. E lo dico a onor del vero. Perché questo? Perché si è detto nel corso dell'istruttoria dibattimentale la nave era classificata per 19 persone, non poteva contenere i 147 migranti che conteneva nel momento in cui fa ingresso nelle acque italiane. Attenzione, quella è una classificazione
burocratica, non è la capienza. La nave, a livello di capienza, poteva contenere circa 300 persone, ce lo chiarisce lo stesso Oscar Camps in dibattimento. In virtù della stazza di oltre 22 tonnellate, quella nave sul ponte poteva contenere 300 persone. Quindi neppure può richiamarsi la stazza, le condizioni della nave e soprattutto la sua classificazione per ritenere che nel momento in cui entra in Italia si configura un quarto evento SAR e vi sia necessità dell'Italia di fornire assistenza. L'Italia fornisce assistenza in virtù del dettato del TAR. Stop, non perché si realizza un quarto evento SAR e non perché in virtù di questo quarto evento SAR fantasma l'Italia abbia giurisdizione al riguardo. E quindi vado a concludere, se vogliamo prendendo in prestito anche le parole che sono state utilizzate nella requisitoria, perché così come il Ministro dell'Interno ha il dovere di difendere i reali confini della nazione, la pubblica accusa sì il dovere di difendere i confini del diritto, ma i confini del diritto reali, quelli che sono tracciati dalla normativa esistente, non quelli che possono essere estesi oltre il dato letterale dei trattati e delle convenzioni sulla base magari di sensibilità personali oppure di opinabili richiami al diritto naturale, perché mi sembra di aver ascoltato anche alcuni richiami al diritto naturale o all'Odissea, non c'è bisogno, ci sono le convenzioni. E quei confini, tra l'altro, sono stati ben richiamati senza equivoco alcuno da decisioni che ormai costituiscono giurisprudenza nazionale e che si è formata sul tema che ci occupa. Lo ricordo ancora una volta, Alan Kurdi, Tribunale di Roma, Sea-Watch 3, Tribunale di Catania, che sono fattispecie identiche a quelle rispetto al quale si sta celebrando questo dibattimento. E la Gregoretti, che non è una fattispecie identica, ma è analoga, e per molti aspetti ha chiarito anche la portata degli obblighi internazionali. Ed è per queste ragioni, dunque, che tenendo presente il dovere della difesa dei confini, tanto della nazione quanto quelli del diritto, che deve essere riconosciuta l'assoluta correttezza della condotta dell'allora Ministro dell'Interno in esecuzione di una legittima linea politica pienamente conforme ai trattati internazionali. Grazie. Ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio di un podcast in pretura. Se avete trovato interessante questo episodio, vi invitiamo a mettere mi piace e a condividerlo con i vostri amici. È grazie a voi che queste storie possono continuare a vivere e a raggiungere sempre più persone. Non dimenticate di iscrivervi al podcast per non perdere i prossimi episodi. Nella prossima puntata parleremo di un'altra vicenda drammatica che ha segnato profondamente la coscienza collettiva del nostro paese. Grazie per averci ascoltato e ricordate, la memoria è un dovere di tutti noi.